dubbio. Non mi ha miso. Che coglione. Un cacciavite al volo? Non ho portato il marsupio. C'è un cacciavitino? Sì. Che mo mi facevo una fascia, non hai sei. Oh, c'è un bel tratto qua a salire, mi sono ricordato. Scusiamo, fa un attimo. Di qua? Ah, come no? Perché qua è capace che tra una retta e finita già la strada. Sì, daglielo a Gianni. Oh, mi state proprio pancreando in casa, allora, cioè, senza sconti. Almeno, un motore è scarpato, poi può da gas. Almeno un piccolo sconto, visto che ti ho fatto tardi, no, niente. Che sono tifo dentro che corrono comunque. Ok. Oh, ci facciamo questo tratto indietro, perché c'è un bel tratto a salire. Giriamolo. Viscido di creta. Mi è solo difficile nei punti di equilibrio. È molto alto, sento l'altezza e so che se devo toccare con i piedi a terra mi è difficile. Guarda un po' aprire la forcella, la compressione, aprirla un po'. La devo aprire un po', dici tu? Un po' dura. Aiuta, E vabbè, io la sento alta la moto, perché mi dici alta in generale? Ma tu la apri un po' la forcella, vedi se succede qualcosa. I click di idraulica, perché che di colpi agi, pigliate? 4-5 click il luogo. Ma che ha fatto, Il compressore. Hai aperto, Gian? 4-5 sì, dietro click. Sì, perché questo è il mono, lo montano dentro così, muovo. Ah. Non anche... Vieni su Vesuvio, se arriva più chiuso. No, qua si va più aperto. Poi quando ti porto sulla pietraia. Guarda, questo qua è l'auto al contrario. Gira l'auto al contrario. Sì. È tranquillo, vai. Cioè, dai, però qualche piccolo progresso c'è, o no? È bello pure il tratto, lo sai? Ma questi qua sono i tratti facili, quelli che conosco io, ma sono quelli che conoscono zone anfratte. Ma sicuramente qua ci sarà da farsi male. Ma qua tutta montagna, cioè qua tutto... Sicuramente ci saranno tratti veloci, tratti lenti, tratti... 4? Come tu? Pure, come state la prendo? Quanto mi parano assai, ecco. 5 di meno quanto. No, già 4 mi sembrano tanto. Aspetta, spegni questa cosa che devo fare. Non mi si è fermo. E mi è picchiato proprio lì. No, sta lampeggiava, mo le due luci sono ferme. Rocco, ci rifacciamo questo tratto indietro, perché c'è una salita e un tratto che si sale bello che voglio far fare. Sì, no, Giambò, quando ci è picchiato lampeggiava? Boh. Ma con questo nostro americano pare di lottatore, sai cosa faccio una mano? Quelli di... I kickbox. I kickbox. Ah, io ho già bucato, perciò era strano. Caro, giù. Io ho bucato. Tante le ore? Perciò io quando stavo sull'asfalto, hai visto che guardavo la ruota? No, già ci faccio caso. Perciò se vi viene i colpi innanzi, mo. Non so manco la bomboletta, non so. Io certo da 2 giorni, che è meglio, non ci poteva fare. Nessuno ce l'ha, dico la bomboletta. Tieni la bomboletta? No. No, non ha lei. Chi sta già bucata quando ci ceppate una pietra di lato? Ah, ci pizzicata la camera d'aria. Ho stava una pietra di lato, pom, e ha aggiunto un faccio. L'abbiamo fatto 300.000 volte, questa strada. No, era per uscire, stavo sul lato. Troppo sul lato per cercare di passare. Se avevi una pietra di taglio, ci ceppate una botta quando da Gitto mi è arrivato lo stesso. Però non conosceva assai, giusto? Non l'ha fa chiuso fatto. Non è possibile. Non conosceva assai, però mi pare che poi camminava, no? No, pare che camminava, visto che cammina ancora. Può essere pure... cammini. Fino a mo' c'è camminato. Quando va che adesso? Vuol dire un po' ci cammina giù. Allora ci dobbiamo fare un tratto corto, non te le calche che allunghiamo? No, io penso che mi sono un tratto che torniamo a casa. No, se ne è scesa proprio allora. Claro, va. E per tornarcene a casa ci conviene che torniamo a rete, allora il tratto più veloce e più facile. Se no qua è più... Cioè comunque si scorre, non è che è difficile, però magari c'è mezz'ora in più. No, facciamo che più stretto, quindi mo, chiudi molte cose che marchiamo e ce ne ha. Stanno commissi domenica, è impossibile trovare la testa. Però c'è la bomboletta a casa. Purtroppo proprio. Ma si è strappata la camera d'aria, è difficile che la bomboletta è chiusa. Wow, che peccato. La prima buca tu. Torniamo indietro piano. Card full. E che è 2 giga? Sì, sono minimo, Gianni. È solo 2 giga, io. Vabbè, Rocco, come non dico. Andiamo a casetta, ma sto dopo. Quasi. Mi dai per i buio e andiamo a casetta, che a questi si può fare. Una bucatura di radiatore da Dio non si può fare. Già.
No, Luca deve venire con lui. Sì, perché è Luca. È lui che deve venire. Luca deve venire con lui. Cornuto, ma che senti il video, Cornuto. Devi venire con noi. Cozzolino che sta a casetti, a questo non lo conosco. Ma che è? Scusa, ma chi è che sta a Bascio? Non conosco, non lo conosco. Ma io comunque, secondo me, mi piace un sonnanza. Pure annanza, eh? Mi sto camminando che la roda bucata, non me ne raccolgo. Mi piaceva, ma perché io prima avevo dei problemi che sbatteva ovunque, per una cosa e per un'altra. Sono rifatti. Ma Mimmo, vai, perisci, perisci. Cozzolino che conosciamo a casetta. No, non l'ho guardato neanche, poi ti ho visto che stavi a sinistra, appunto a destra non ho buco. Sei di canale. Mi faccio fermare. Devo far fare questa sostata qua, che è un po' di creta così. Ma come fa anche la ruota? La potete fare un attimo. Lo fa? Camminiamo, certo. Poi è aperto, muori da aprire, chiuso. Lo so, però sai che cos'è? Secondo me ci mette la mussona dopo, annanzi. A me piace la gomma così, annanzi. Mi stavo parlando gomma che? Non capivo il perché. Però non eri veloce. Ti ho capito, ma io non sono mai veloce. No, no, non eri veloce. Perdevo tempo nell'inserire, però molto meno di te. Forse tu da dietro, avendo il riferimento, cambiai, ma quando no, stai... Ma io conosco la curva, se la curva gira improvvisamente, arriva a 30 all'ora, come la giro e chiamo da Cilè? Perché, ma quello che vedevo, che tu andavi lungo e poi giravi. Eh sì, perché ero sempre troppo veloce per la curva. Ah, ecco, arrivavi troppo, perché non la conosco veloce. Okay. Allora,
serve così. Era dritto. Scicchita becchio, se n'è andata proprio. È patinata, l'avevo presa, il secondo rimbalzo è partita. Ma è troppo scivoloso, io riuscivo a partire. Oh, guarda. È stato lì. Speriamo che un giorno rovinato. No, sono un cicolà. Wow, il caruto deve andare, il pulcello, il pulcello no! Metteci quasi combinato! Cioè, mo ci mettono avanti, ci metti! No, finiti che pallina! Anche artesana sai! Ma com'è che va, sai che sei il pulcello? Sì, il cane! Il cane! Devi comprare meglio gli steli Olins. Sai perché? Perché io sono, come dice Rocco, sono un taccagno, cerco sempre di risparmiare. Allora magari un ferro buono 100 euro, ma poi mi pigli chi l'acquisti 60. Allora no, e il furcello 600, ma poi il cartuccio 400. E poi alla fine non concludo. Invece se si accattate direttamente alla furcella 600... No, la... alla fine verso lì. E perché? Vuol dire una furcella che funziona perlomeno. A quasi gratis, se è una furcella che certo, hai perso 6 mesi... E che sta città è rarissima, dopo che sei guidando, città, magari mi avessi imparato pure a guidare nel frattempo. Ah? Di sì. Aspetta. Comunque c'hai il materiale, mimo per divertirti qua, eh. Nessuno che andiamo a motociclette. Siamo con me, andiamo a motociclette. Nessuno che andiamo a motociclette, guarda che andiamo a motociclette e stai a posto. Però chi se ti conviene la mettere più in piano, là, eh? Ma poi ce l'andrà, poi ce l'andrà. No, c'è la città benzina. Metti sulla valletta, già fai con una valletta? No, tengo a sfondi là. Se vieni un altro poco nel fossato ce la fai. Vai avanti, vai, tira la frizzone. Fa seguire quando ero che sta tu là. Acca, coppa apri da me. Aspetta, la metà del figlio. Sì, ma che ti voto dire? Se ci sono 2,50 di qualunque marca, vieni a getta a divertirti. Vabbè. E tu vado. Non vado bene adesso. Ma sta scivoli. Ma sta sto canale. Stiamo a cagnare il cerotto. Che può fa? Ci volesse la posizione però può fa. Uppla. Tengo il fucile lascio. Tanto per cambiare. Perché mo se chiude anche la tua. No, ma se ce l'hai fatta, piano. Di qua non si può andare. Ma noi saremo un po' meglio di qua, che è un po' più facile. Se no comincia la facile. Oh, come stanco, ma vai, vedi, deve essere ancora battuta brutta, non sta bestiatura. Comunque stai in un bel posto proprio, se fosse casa mia, qua mi sono già mia moglie messa via la figlia con l'elicottero. Mi registrai tutte le mappe possibili e immaginabili, ma facendo solo sana montagna. Ancora scendoti, è sicuro. Ho fatto il mese di agosto, senza. Mi ricordo. Prima uscita, il giro completo Caserta. E anche okay. Pure il bello strada è stato in un posto che ha detto non dimenticare, io siamo stati in un posto che ha detto non dimenticare, è impazzo. Questa ruota è trovata, che se si scassava la mia, si fa una ruota, una ruota cosa. Incredibile, guarda. Ma c'è la mia, oggi che si va, girare. Vorrei capire se siete già bucato o no. Io ho avuto la sensazione sull'asfalto, guardavo, però non, sull'asfalto non sembrava a terra la gomma. L'unica cosa adesso, sai che succede? Che la posso far rovinare per strutturalmente, cioè la carcassa. Vabbè.
Baffanculo. Era fatto seguire e caruto. Si è girato all'ultimo. Venga. A girare, andiamo su per girare. Vabbè, dove aspetta? Vamo a provare se io stesso. Ci dobbiamo fare 3 minuti. Ma non mi lascio. Cacciamo a fare 3 minuti in strada, si disserrata, siamo sull'asfalto. 3 minuti di asfalto, siamo su quella strada veloce, serrata, e là tutto è sceso. Arriviamo a casa. Però allora un coppa pietra già portà. Sì, ma su neanche coppa pietra. Là deve i pietra in scarpa, cioè le pietre dalla scarpa. Quel tratto dove io rimasi su quella... E dove siamo scesi mo? L'abbiamo fatta scendere. L'abbiamo fatta al contrario. Ma io sta zitti che era quella là. Qua ce la facciamo pure andare. No, a me questi muovo fa i gradini. Muovo spunnare. Piano piano. Se non ci arrivi in velocità là, come fai a fare i gradini? No, è tranquillo là, è facilissimo. Vabbè. Mi fai piano piano, quello è tanto di dislivello. Belli però. Guarda,